Siamo venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare da inserire in un mio portafoglio e in particolare oggi parliamo della creazione di alcuni portafogli completi multi-asset partendo dall'idea che seppure molti siano orientati al capital gain possono essere comunque considerati come dei lazy portfolio. In questo modo voglio andare a creare oggi tre portafogli più speculativi, molto più passibili di volatilità e quindi rischi di drawdown, ma allo stesso tempo che possono indirizzarsi verso dei rendimenti maggiori. Cercherò di porre la mia attenzione a tutti gli asset, trend, cercando ovviamente di posizionare il maggior numero di diversificazione in termini geografici, valutari e settoriali. Ti dico i miei pensieri, per cui le mie scelte, subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, come sempre io sono Pasquale e questo è Il Risparmio, il canale del vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi, come ogni venerdì, ci facciamo una bella scorpacciata di ETF, in questo caso una scorpacciata di portafogli ETF, tre in particolare, che cerchino di coprire molteplici asset class, dando un occhio importante ai rendimenti, tralasciando fondamentalmente la volatilità o i rischi di drawdown, che poi è un po' il compromesso che si deve, secondo me, affrontare se si vogliono cercare di creare dei rendimenti alti. Ovviamente, essendo io un semplice essere umano, come sempre, e investitore della porta accanto, posso fare errori, per cui sono mie scelte a scopo didattico, ma possono essere e potrebbero essere insulse. In tal caso, come sempre, il disclaimer è d'obbligo. Non prendete queste mie valutazioni come consigli di investimento o un consiglio di investire, ma solo come il mio studio personale, basato sul mio grado di rischio e sulla mia percezione del mercato. Fate sempre i vostri studi. Ora basta parole, andiamo al PC. Allora, eccoci qui al PC. Allora, alcune premesse sono necessarie, non le ho dette prima, ma le dico adesso, prima di cominciare. Questi portafogli non sono sicuramente adatti a tutti, anche perché tutto quello che ci potrebbe essere, tutto quello che è il mondo degli ETF, la vasta gamma di prodotti che è presente sul mercato, è talmente ampia che non potevo prenderle assolutamente tutte in considerazione, per cui ho cercato di portare all'interno quei prodotti che a me piacciono, ma che potrebbero piacere anche voi, ma non è detto che siano quelli che andrebbero a finire in qualsiasi portafoglio. Per cui una cosa importantissima è non valutare quello che vi dico come, diciamo, la Bibbia, ma semplicemente andare a valutare quello che è il concetto della costruzione di questi portafogli e poi magari ognuno, se vuoi effettivamente prendere spunto per approfondire, possa andare a modulare il proprio portafoglio a propria immagine e somiglianza. Andiamo subito a partire qui con quelle che sono le premesse, e cioè che non ci sono dei backtest altamente lunghi per questi portafogli, perché molti di questi ETF sono di recente creazione. Come ho detto prima, sono una mia selezione personale e non includono assolutamente quello che potrebbero essere le preferenze di tutti voi. Si tratta assolutamente di strategie adatte a me, ma non è detto che siano adatte a tutte le persone che seguono questo canale, così come potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori del mondo. Possono andare incontro a molta volatilità perché sono tutti quanti portafogli fatti solo di ETF azionari, siano essi emergenti, mercati sviluppati o settoriali, per cui bisogna stare molto attento a quello che è la percezione del rischio, la percezione della volatilità di questi portafogli. Come ho già anticipato, ma tendo a ripetere, sono solo ETF azionari. Inoltre ho deciso di mettere almeno 5 ETF e più, quindi almeno ci sono 5 ETF e non di meno, se ne sono sicuramente di più per alcuni portafogli. Esplicitamente mi riferisco all'ultimo dei tre, che è quello un po' più diciamo aggressivo. Non sono consigli finanziari ovviamente, ma sono mie semplici valutazioni per approfondire poi ognuno di voi. Andiamo a parlare subito del primo portafoglio, che è questo qui, un portafoglio che reputo di tipo conservativo. I primi tre, li potete vedere, sono l'iShare Core MSCI World, l'iShare Core S&P 500 e l'Xtracker MSCI Emerging Markets in questo caso. La tipologia di ponderazione lo vediamo anche qui per quanto riguarda quello che è il grafico. Abbiamo un 30% nel World, un 30% nell'S&P 500, adesso vi spiego perché ho inserito tutti e due in questo modo, un 20% nei mercati emergenti, poi abbiamo la share core FTSE 100 che sarebbe il mercato inglese, per cui il mercato del Regno Unito, che copre un 10%, poi i due settoriali che ho inserito sono la share MSCI Global Semiconductor, appunto che segue le aziende che investono nel mondo dei semiconduttori, e poi la Mundi S&P Global Luxury, che è un ETF che ho trattato anche in quel video relativo sempre alla serie degli ETF, in cui parlavo di ETF settoriali. Per cui la diversificazione in questo caso, perché i primi due, nell'MSCI World, che c'è anche degli Stati Uniti, più del 50%, ho anche inserito le share S&P 500, per una questione di copertura a mio parere. Se si guarda a lunghissimo periodo, è vero che il mercato statunitense è in crescita da sempre,
però non è detto che questo continui per sempre, siccome le prestazioni passate non tendono a confermare il futuro, ma sono sempre da valutare di volta in volta. In questo modo, se gli Stati Uniti scendessero come importanza nei mercati mondiali, con l'MSCI World andremo a coprire questa fetta, perché andremmo in quel caso ad seguire quello che è il mercato che traina tutto il mondo, e lo vedremo in questo ETF, mentre l'S&P 500, per cui il mercato americano, sarà sempre presente, però solo con la quota appunto di questo ETF. Ho deciso di aggiungere quello sul luxury perché, come ho detto anche nel video passato, il lusso è un qualcosa che non decadrà mai, la gente benestante o la gente disposta a spendere ci sarà sempre, e poi i semiconduttori, ovviamente, perché i semiconduttori sono il futuro per qualsiasi tipologia di apparecchiatura. Il FTSE 100, il Regno Unito, non è più nell'Unione Europea, ma comunque è un mercato che io reputo interessantissimo, secondo me uno dei mercati migliori al mondo. Dal punto di vista della diversificazione valutaria abbiamo l'85% di questi ETF che viene tradato in dollari americani, poi abbiamo un 10% in Great British Pound, per cui in pound inglesi, e infine un 5% in euro. Passiamo al secondo portafoglio, quello intermedio. Anche in questo caso abbiamo il core MSCI World, l'iShares S&P 500, l'Emerging Markets, e in questo caso andiamo poi a un po' a diversificarci verso altri paesi. Ho inserito la Mundi MSCI Nordic, che è un ETF che va a seguire i mercati del Nord Europa, e in particolare Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda e così via. L'iShares Core FTSE 100, che anche in questo caso è presente. Ho inserito i REITs, tanti amati da me, l'Xtracker FTSE EPRA REIT Developed Europe Real Estate, per cui va a seguire tutti i mercati europei nel mondo del Real Estate Investment Trust, e infine l'MSCI Global Semiconductor, anche in questo caso presente in questo portafoglio. Abbiamo ridotto le quantità del Core World e dell'S&P 500 a un 40% in totale fra i due, l'Emerging Market è salito un 15%, abbiamo inserito un 15% di mercati del Nord Europa, il FTSE 100 10%, e poi abbiamo inserito anche un 10% di REITs europei e un 10% di semiconduttori, per cui c'è un solo settoriale particolare, che è quello dei semiconduttori, e poi c'è un settoriale più ampio, ampio spettro, che è quello del mercato immobiliare europeo. In questo caso la diversificazione valutaria è diversa, abbiamo un 65% in US dollars, un 10% in Great British Pound e poi un 25% in euro. Da questo punto di vista lo reputo più aggressivo perché abbiamo una maggiore esposizione ai mercati emergenti, una maggiore esposizione al FTSE 100 e poi una maggiore esposizione a un mondo che è quello dei mercati nordici, spesso sottovalutato, ma secondo me molto ma molto interessante. Ultimo portafoglio, quello più aggressivo. Anche in questo caso abbiamo dato ampio spazio ai mercati emergenti, in questo caso con il 20%, un 15% di S&P 500, un 15% di Core MSCI World e anche qui un 10% di FTSE 100, per cui questi 4 ETF sono presenti in tutti e tre i portafogli, li reputo come appunto la spina dorsale di quello che viene costruito dopo. In questo caso ho aggiunto l'Healthcare Services a livello mondiale, un Xtracker un 10%, un MSCI Cina, che in questo caso va ad implementare, ad aggregarsi a quello che è l'Emerging Market, perché l'Emerging Market contiene anche la Cina, ma la Cina in questo caso può avere uno spunto in più per dare dei rendimenti più, molto più speculativo, molto più volatili, mentre altri mercati emergenti che abbiamo trattato in un video ETF apposito, qui ci può essere anche l'India, l'Indonesia, il Brasile e così via, possono far parte dell'Emerging Markets, ma se la Cina salisse, secondo me ha senso avere un ETF che segue proprio quel mercato in maniera specifica. In questo caso ho aggiunto un VanEck Semiconductor perché segue il mercato in maniera diversa e lo vedo molto più, diciamo, aggressivo. Poi abbiamo un First Trust IPOX Europe Equity Opportunities, e questo ETF segue le IPO di recente quotazione. Una piccola porzione, però, appunto, essendo un portafoglio più aggressivo, ho ritenuto utile inserire qualcosa che fosse un po' più, appunto, quasi speculativo. Questo ETF, appunto, va a seguire le migliori IPO che si sono verificate nell'arco degli ultimi mesi, dovrebbe essere i 6 mesi precedenti, e in più, secondo me, l'oro del futuro non è l'oro nero, non è il petrolio, non è l'oro fisico, ma l'acqua, e in questo caso ho aggiunto un Lyxor MSCI Water ESG Filtered, che include in questo appunto indice tutte quelle società che si occupano di purificazione dell'acqua, di trattamenti dell'acqua per qualsiasi tipologia di uso, può essere l'uso tipicamente abitativo, ma anche l'uso industriale e così via. In questo caso appunto l'MSCI World e l'S&P 500 beccano solo un 30% in totale, 15% a testa, i mercati emergenti salgono qui al 20%, inclusivo poi della Cina un altro 10%, praticamente sono un 30%, il FTSE 100 scende al 10%, l'Healthcare un 10%, i semiconduttori un 10% e poi acqua e
IPO, entrambi un 5% a testa, con una diversificazione valutaria di 80% in dollari americani, 10% in Great British Pound e un 10% in euro. Ovviamente, come ho detto all'inizio, queste sono solo delle idee di portafoglio, ce ne possono essere milioni con la migliaia di ETF che sono presenti sul mercato internazionale, per cui ho cercato di dare una impostazione che fosse anche sensata. Non ho inserito degli ETF molto di tiro che magari sono molto, diciamo, volatili, come quello sulle car oppure quello sulla Global Clean Energy, perché sono ETF che ho visto che negli anni sono andati su e giù, invece magari cercare di buttarsi su qualcosa che comunque è di tipo pseudo aggressivo ma allo stesso tempo ha un futuro certo mi sembrava molto interessante. Per cui, come conclusioni, ho detto adesso sono mie idee, conservativo, intermedio, aggressivo, e magari per creare nei commenti qui sotto una tipologia di portafoglio di ETF per il lungo termine aggressivo, conservativo o intermedio che faccia un po' gol a tutti. Torniamo subito alla mia faccia per le ultime considerazioni. Bene, ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Per favore dammi le tue impressioni su questi portafogli multisettoriali. Dammi la tua idea su come questi possono essere validi o meno, se possono essere delle soluzioni, magari particolarmente interessanti per te, o se secondo te sono possibili delle migliorie. Spero di avere un tuo feedback qui sotto, di poter avere da parte tua un contributo per far crescere la community e far crescere anche me stesso. Cerchiamo come ogni volta, come ogni video, di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni, e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per farmi capire che questi contenuti sono di tuo interesse, e se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì, come sempre ultimo video della settimana, per cui noi torniamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati per iniziare una nuova settimana editoriale. Non mi resta che augurarti un felice fine settimana.